anche che le bollette per le famiglie italiane sono già aumentate e sono aumentate per colpa delle tensioni con la Federazione Russa e delle sanzioni. Ora il punto è però, Presidente, per che cosa noi stiamo rischiando tutto questo? Cioè stiamo rischiando tutto questo perché effettivamente abbiamo un interesse nazionale a intervenire come siamo intervenuti, stiamo rischiando tutto questo per sostenere una intelligente strategia di politica estera dell'Unione Europea? A noi pare di no. Certo non stiamo difendendo il nostro interesse nazionale, ma parliamo anche della politica estera dell'Unione Europea, perché a parer mio, se l'Unione Europea avesse una politica estera, se l'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO, portando inevitabilmente avanti una crisi con la Federazione Russa nello stesso identico momento nel quale noi avremmo bisogno della Federazione Russa per combattere, di arruolare la Federazione Russa per combattere il dilagare il fondamentalismo islamico. Se l'Unione Europea avesse una politica estera, magari avrebbe promosso lo status di paese neutrale per l'Ucraina fuori dalla NATO e ponte tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, ma questo non si è fatto, perché l'Unione Europea non ha una politica estera. Del resto, forse è proprio per questo che le altre nazioni hanno acconsentito che a occuparsi della politica estera dell'Unione Europea ci fosse un membro di questo governo. Semplicemente la nostra posizione è: l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una Concludo. risposta politica alla crisi con la Federazione Russa e sulla crisi ucraina e speriamo che una volta tanto, e concludo davvero, si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui. Grazie per l'accoglienza, grazie per il tempo che abbiamo passato insieme, che passeremo ancora insieme in questa emozionante giornata. Io sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali entro pochi mesi dall'avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina di fronte all'aggressione russa, per ribadire che l'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà. Noi siamo a quasi un anno, anche questo volevamo che accadesse, che questa visita si celebrasse prima del 24 febbraio. Noi siamo a quasi un anno dal giorno che ha portato indietro le lancette della storia d'Europa di qualche decennio. L'invasione che è iniziata in quello scorso 24 febbraio, nella mente di chi la muoveva, doveva durare lo spazio di qualche giorno, ma le cose non sono andate come ci si aspettava. E non sono andate come ci si aspettava perché evidentemente è stata sottovalutata l'eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che è fatto per difendere la propria libertà, la propria sovranità, la propria identità. Mi ha ricordato la nascita dello Stato italiano, Presidente Zelensky, perché c'era un tempo nel quale si diceva che l'Italia come nazione non esistesse, che l'Italia fosse semplicemente un'espressione geografica. Poi arrivò il Risorgimento italiano e l'Italia dimostrò di essere una nazione. È un po' simile a quello che accade voi oggi. E qualcuno riteneva che, diciamo, sarebbe stato facile piegare l'Ucraina perché l'Ucraina non era una nazione. Ma con capacità che avete avuto di battervi, di resistere, voi avete dimostrato di essere una straordinaria nazione. E quindi intanto voglio dire che l'Ucraina, al cospetto del mondo, ha già vinto la sua battaglia per rivendicare la propria identità. Facendo l'europarlamentare e sentendo tanti parlamentari di altri paesi, che pu c'è puzza di guerra. C'è puzza di guerra. Perché quando la NATO, fra 3 mesi, porta 4.000 uomini, carri armati e aerei, a confini con la Russia, fa un gioco molto pericoloso.
Perché nel 2016 basta un missile fuori posto, basta un aereo fuori posto e viene fuori il pandemonio. Ora io mi domando come si può essere talmente folli da portare aerei, carri armati e militari, anche italiani, e io non voglio che i miei ragazzi vadano ai confini con la Russia, quando il nemico è altrove. Cioè, qualcuno in questo studio a casa ha paura di essere invaso dai russi stanotte? Ma non penso, è passata da 70 anni, quindi io ridiscuterei anche la presenza dell'Italia nella NATO. Ecco, ma quando lei dice questa frase, ridiscutere la presenza dell'Italia nella ma NATO, ma che senso ha? Possiamo arrivare fino all'uscita dalla NATO, secondo ma lei? E perché no? È un'alleanza nata nel clima della guerra fredda per difendere dall'aggressione dell'Unione Sovietica. Ora, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più la Jugoslavia, non c'è più Stalin e non c'è più Hitler, fortunatamente. Penso che il nemico sia il terrorismo islamico, che non è in Russia ma è da un'altra parte, e noi mandiamo dei militari italiani ai confini con la Russia. Quindi lei dice che l'Italia potrebbe uscire dalla NATO se la NATO continua. Se la NATO è questa, se la NATO è al servizio di qualcuno che persegue interessi economici e commerciali contro i nostri interessi, contro la Russia, facendo finta che non esista il pericolo terrorismo islamico, mi domando che senso ha la permanenza dell'Italia nella NATO. Punto. La guerra, io non voglio lasciare ai miei figli in eredità la guerra fredda del 2017 e del 2018. La guerra non deve più esistere sulla faccia della terra, con militari italiani di mezzo. Lei si sente più... Parliamoci chiaro, non è facile per nessuno di noi gestire il tema dell'Ucraina con la nostra opinione pubblica. Le persone sono spaventate, giustamente, sono preoccupate e quello che noi facciamo per sostenere l'Ucraina, ritenendolo giusto, sul piano del consenso può anche non essere, diciamo, la soluzione migliore. Però tutti abbiamo privilegiato quello che era giusto rispetto a quello che era utile per il nostro consenso personale. Perché quando tu sei autorevole, quando sei credibile, la tua voce è anche ascoltata. E quando la tua voce è ascoltata, allora sì, puoi ottenere risultati per il tuo interesse nazionale. Capisco tutte le difficoltà, i dubbi dei cittadini, ma credo anche che debba essere chiaro che è una illusione pensare che se noi non sostenessimo gli ucraini avremmo la pace. Non avremmo la pace, avremmo un'invasione. E quell'invasione porterebbe la guerra più vicina a casa nostra. Dopodiché sento anche dire, ma qui non abbiamo i soldi per gli italiani e invece spendiamo i soldi in armi. Anche questa è una bufala, direttore, noi non spendiamo soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini. Noi abbiamo delle armi che riteniamo oggi di, fortunatamente, non dover utilizzare. E quindi non c'è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani. Nessuno dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori elettrici, perché c'è gente che rischia di morire di freddo, c'è gente che non ha la luce, bambini, famiglie, persone normali, aggredite, con missili che bombardano le infrastrutture strategiche per piegare la popolazione col freddo, con la fame, col buio. Sono fiera e credo che gli italiani debbano essere fieri, perché è l'Italia, solo che è un'Italia orgogliosa che non cambia posizione da un giorno all'altro, perché finché ci sarò io al governo questa Italia voglio rappresentare. Thank you very much. I'm happy that you found time. Thank you. Thank you.
Grazie per la presenza, grazie per la...